Nel 2005, ben 36 anni dopo il primo allunaggio, Tom Hanks insieme a Mark Cohen producono il film Magnificent Desolation, Walking on the Moon, utilizzando la tecnologia IMAX 3D, quella allora più all'avanguardia per le riprese cinematografiche, ovviamente avvalendosi di tutti gli effetti di computer graphic disponibili, compresa la ripresa in 3D. Il film voleva far rivivere l'esperienza del primo sbarco lunare, quello dell'Apollo 11, e cercare di riprodurre come meglio si fosse riusciti le situazioni che abbiamo visto mille volte nelle foto e nei filmati dei veri allunaggi. Questo film è naturalmente una chiara e dichiarata simulazione, però ci è molto utile per capire, a 36 anni di distanza, come l'evoluzione della tecnica di ripresa cinematografica sia riuscita a simulare gli allunaggi. Visto che i complottisti cospirazionisti credono ancora oggi che gli americani non siano mai stati sulla Luna, ma del 1969 al 1972 si sono fatte solo delle simulazioni in studi cinematografici, ora confronteremo queste due simulazioni e vedremo se è più facile cogliere in fallo il regista di allora, che come ho detto più volte nel mio video Siamo stati sulla Luna non poteva che essere il diavolo, che girava le scene all'inferno, oppure Tom Hanks in Magnificent Desolation, con tutta la tecnologia di 36 anni dopo, i filmati e le foto degli allunaggi già a sua disposizione e ovviamente la computer graphic e il 3D che nel 1969 proprio non esistevano. Del film utilizzerò solo i trailer disponibili perché non ho bisogno di altro, le immagini dei trailer bastano e avanzano e capirete ben presto il perché. Per cui iniziamo la sfida, diavolo contro Tom Hanks, palla al centro, si inizia. Prima scena del film ambientata sulla Luna. Oibò, qui vediamo degli errori madornali che ovviamente il diavolo non avrebbe mai fatto. E siamo solo alla prima scena. Primo errore, gli hotspot e i fallout mostruosi della prima inquadratura e proprio in direzione della lampada di cui si intravede di lato la presenza. In nessuna foto del 1969 successive ci sono hotspots così identificabili con la posizione della lampada. Gli sbalzi di luce dipendevano solo dall'inclinazione del terreno e della sabbia più o meno mossa. Infatti il terreno poteva essere più luminoso lontano dalla fonte di luce e meno luminoso vicino alla fonte, cosa che esclude a priori l'hotspot. Qui invece non ci sono dubbi, hotspot e lampada vicina, fallout e lampada lontana. Punto. Secondo errore, il riflesso della lente è chiaramente quello di una lampada artificiale di cui si intravede pure la costruzione interna. Il sole non fa quelle strane forme, questo è davvero un errore imperdonabile. Terzo errore, l'astronauta posa il piede e non lascia impronte. E lo posso capire, purtroppo non si può ricreare con la polvere terrestre le impronte lunari, perché la polvere dovrebbe essere fine come il talco o al limite come il cemento in polvere, ma questa scelta finirebbe per creare nuvole di talco o cemento assai poco lunari e molto terrestri. Infatti il regista ci rinuncia. Quarto errore. La polvere non può che essere una realizzazione software, infatti si crea in ritardo dopo che l'astronauta ha appoggiato il primo piede e addirittura si crea prima che l'astronauta appoggi il secondo piede. Allo slow motion è visibilissimo questo bug. Se le riprese del 69 successive fossero state dei falsi, pensate al lavoro pazzesco che avrebbero dovuto fare i registi sulla polvere di migliaia di pedate presenti nelle ore di filmati e poi tutti con quell'effetto di polvere spostate in slow motion ma senza mai creare una minima nuvoletta. Ma che lavoro hanno fatto? Solo il diavolo potrebbe riuscirci. I riflessi sbagliati nei caschi. In uno studio cinematografico non si può lasciare i veri riflessi dei caschi, si vedrebbero gli operatori di scena, ovvio.
Infatti nel film, attraverso la computer graphic, viene applicata alle visiere una scena fittizia computerizzata. Peccato che con tutta la tecnologia il risultato è sconfortante. Guardate qui l'astronauta che guarda da una parte e si vede il LEM, poi guarda dall'altra parte e si vede ancora lo stesso LEM riflesso. Ma che ridicolaggine è! E poi guardiamo qui, quando Armstrong fa la foto, il riflesso del sole è sbagliato, è di fronte invece che essere di lato, e poi manca il riflesso del LEM che è proprio davanti a lui. Anche qui un disastro. Le ombre sbagliate. In questo fotogramma vediamo due errori evidentissimi. 1. Le ombre orizzontali sul terreno devono essere nero assoluto. Ovviamente non sto parlando di tutte le ombre come molti confondono, ma solo quelle orizzontali sul terreno. Queste ombre nel fotogramma sono orizzontali e sono sul terreno, per cui dovrebbero essere nere. Per cui errore madornale. Questo errore non esiste nelle migliaia di foto degli sbarchi lunari e se ne trovate una, linkatemela nei commenti. Secondo errore. Le ombre in prospettiva di questa foto sono compatibili con una lampada messa in vicinanza, infatti si raddrizzano troppo rapidamente. Tra il LEM e la pietra in secondo piano ci sono pochi metri e tutta questa differenza di inclinazione può generarla solo una lampada. La stessa differenza di inclinazione tra le ombre l'avremmo col sole solo se il soggetto con l'ombra più orizzontale, in lontananza, fosse posto a decine e decine di metri di distanza, non così vicino. Vi faccio vedere qui alcuni esempi. Le antenne che spariscono. Perché le antenne spariscono? Le antenne spariscono perché il software che è adibito alla cancellazione del cavo nelle riprese fa degli errori e confonde l'antenna col cavo, cancellando oltre al cavo anche l'antenna. Questa è la chiarissima spia che durante il montaggio delle riprese è stato messo in funzione un software di cancellazione di qualcosa che non deve essere assolutamente visto e che è appunto il cavo. La camminata. Si vede benissimo che l'attore è sollevato ad ogni balzo, infatti non cammina, ha sempre la stessa gamba avanti e l'altra sempre dietro. Avete mai visto camminare qualcuno sulla Terra in questo modo? Beh, io no, e vi assicuro che così non camminano neppure i veri astronauti sulla Luna. E poi c'è un elemento che tradisce il cavo, io lo posso percepire alla perfezione. Guardate il baricentro dell'attore, il baricentro si trova più o meno all'altezza dell'ombelico. Continua a fare su e giù, segno inequivocabile che qualcosa di esterno lo solleva. E poi la camminata lo sposta alla polvere, polvere che nemmeno c'è, ma non lo sapeva il regista che la Luna è tutta ricoperta di polvere.
per cui non si vede lo sforzo delle gambe che spingono sul terreno. Ma soprattutto notate lo zaino, è fisso, non si muove avanti e indietro come dovrebbe fare un peso sulle spalle, è fisso perché a quello zaino è attaccato il cavo e gli attori sono sollevati dallo zaino. Qui non si può sbagliare. Adesso vediamo la vera camminata lunare. Gli zaini si muovono avanti e indietro, a destra e a sinistra, la polvere si sposta in modo evidente e senza produrre nuvolette, facendo capire bene che sono le gambe ad imprimere lo sforzo della camminata e non sono gli astronauti ad essere sollevati dagli zaini come salami. E poi le posizioni degli astronauti si incrociano, cosa impossibile da fare con i cavi. E soprattutto notate il loro baricentro, camminando non saltella su e giù come nell'esempio col cavo, qui rimane sempre alla stessa altezza, per cui non c'è nessun cavo che li solleva. Qui il diavolo batte Tom Hanks come minimo 10-0. Comunque, per capire cosa vuol dire mangime per allocchi, sentite invece cosa fa dire allo speaker l'autore di American Moon. E ancora oggi vengono utilizzati regolarmente, come ad esempio nel film Magnificent Desolation della IMAX, proprio per replicare le passeggiate lunari delle missioni Apollo. Collegati ad un sistema di contrapesi, i cavi d'acciaio permettono all'astronauta di ridurre il proprio peso a piacimento fino a simulare alla perfezione la gravità lunare. Fino a simulare alla perfezione la gravità lunare. Rover. Bisogna ammettere che nella simulazione del rover hanno fatto un buon lavoro. Non potevano farlo correre sulla Terra vera, altrimenti avrebbero sollevato le nuvole di sabbia persistenti che noi conosciamo bene. La sabbia infatti l'hanno simulata via software. Ma se si simula la sabbia vuol dire che il terreno è rigido e non sabbioso. E qui si crea un grosso problema. Su di una superficie rigida non si possono lasciare tracce. Certo si potrebbero ricreare anche qui via suo software. Ma che fatica! Il diavolo di sicuro l'avrebbe fatto, ma il povero regista del film non se l'è sentita. Ha pensato, mica verrà chiaro e semplice a rompermi i maroni su sta cosa. E invece, guarda caso, è stato proprio sfortunato e noi lo sgamiamo alla grande. Il rover solleva sabbia, software, ma non lascia tracce, cosa assolutamente impossibile. Mi fermo qui perché ho analizzato solo il trailer del film, ma come ho dimostrato, i falsi si scoprono in modo inequivocabile, anche con pochi spezzoni filmati. A questo punto ragioniamo, mi chiedo e soprattutto chiedo ai complottisti, possibile che in un quarto d'ora di filmati fatti nel 2005, con tutta la tecnica cinematografica moderna, la computer grafica e pure il 3D, in un film in cui, state bene attenti, i realizzatori degli effetti speciali hanno vinto un premio per la capacità di realizzare le scene lunari, premio dato dalla Visual Effects Society, la più importante associazione che premia i migliori effetti speciali cinematografici. Ripeto, io in un quarto d'ora di filmati ho trovato le prove inoppugnabili che siamo di fronte ad una simulazione. E invece, dopo 50 anni dagli sbarchi lunari con la tecnica cinematografica che usava Kubrick, dove gli astronauti sulla Luna li faceva camminare come sulla Terra e gli metteva la maschera da palombaro, tutte le contestazioni si riducono alle domande del documentario American Moon. Supposizioni, ipotesi, sospetti, ma questo ha detto così, quell'altro ha detto cos'ha, la NASA ha fatto così, ma poi ha detto cos'ha. Prove inoppugnabili come queste che vi ho portato io, 0 di 0, nemmeno una. Ma perché non si trova un'antenna che sparisce, un rover o un astronauta che non fa le impronte sulla sabbia, un'ombra sbagliata, ma sbagliata davvero, non giusta e considerata sbagliata solo per ignoranza delle leggi della prospettiva? I problemi che c'erano nel 2005 c'erano ancora di più nel 1969. Come li hanno risolti? Abbiamo una tonnellata di tra foto, documenti, audio, filmati degli sbarchi lunari. Io su questo film fatto nel 2005 ho trovato le prove inequivocabili in 15 minuti di filmati. E dall'altra parte nemmeno una prova che sia una prova su tonnellate di documenti. Bisogna porsela questa domanda, perché è chiaro che siamo di fronte ad una situazione kafkiana.
anzi dovremmo riscrivere la storia del cinema e delle tecniche cinematografiche, e dovremmo dimostrare che in 36 anni di evoluzione cinematografica siamo andati indietro peggio dei gamberi. Purtroppo il giochino è finito, lo capirebbe anche un bambino, perché qui viene a cadere l'alibi numero uno, quello costantemente invocato dai complottisti, la ricostruzione in uno studio cinematografico degli sbarchi lunari. L'ho dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Nel 1969 non poteva esistere alcuno studio cinematografico in grado di creare quegli effetti che nel 2005, ben 36 anni dopo, registi famosi, esperti di computer graphic, tecnici pluripremiati degli effetti speciali, hanno inutilmente cercato di replicare con risultati del tutto deludenti. Nei prossimi video continuerò a rispondere alle domande poste nel documentario American Moon, ma capite bene che dopo questo video cambia tutto. Se l'alternativa del falso cinematografico non esiste più, perché è ipotesi totalmente improponibile, si tratterà solo di spiegare alcuni concetti di ottica, meccanica, fisica, acustica, elettromagnetismo che potrebbero spiegare tranquillamente quei fenomeni. Nessun luccichio sopra un'antenna e nessun ondeggiamento di una bandiera potrà mai farci passare per la mente che ci si trovi di fronte a una ricostruzione orchestrata e tenuta segreta. Il solo pensarlo adesso risulterebbe terribilmente infantile.